molto vicina alla Terra, ma in tutta questa zona qui, quando la Luna si trova è più lontana, arriva il cono di antiombra, non il cono d'ombra, e quindi si verificano le eclissi anulari, per cui le eclissi anulari sono più frequenti delle eclissi totali. Ora, detto questo, vi faccio vedere una serie di immagini che spiegano i vari tipi di eclissi di sole che ci possiamo trovare di fronte, ai quali ci possiamo trovare di fronte. Che cos'è questo diagramma? Qua si vede la Terra. Questo è il cono d'ombra della Luna, anzi il cono di penombra, e questo in rosso piccolino è il cono d'ombra. Vedete quanto è piccolo il cono d'ombra alla distanza della Terra, perché sta per finire dopo poco, a questa punta che finisce dopo poco. Allora, quando il cono d'ombra della Luna è completamente al di fuori della Terra, la Terra viene solo toccata dal cono di penombra. L'eclissi si dice parziale, in lettera P. Questa ad esempio è un'eclissi parziale, qua dobbiamo familiarizzare con questi diagrammi. Qua in pratica questa figura quasi irregolare e quest'altra rappresentano il punto di entrata e il punto di uscita del cono di penombra dalla Terra. Teniamo conto che è difficile mappare sulla Terra la figura dell'eclissi di Sole. Perché? Perché, d'accordo, il cono d'ombra, diciamo, la sezione è circolare, ma la Luna si sta muovendo, sotto la Terra sta ruotando, le velocità sono diverse, per cui è molto difficile. Quello che viene fuori è piuttosto una forma piuttosto contorta, che però tra poco riusciremo in qualche modo a riconoscere meglio. Andiamo avanti. Un tipo particolare di eclissi. Vedete qui che cosa abbiamo? Il cono d'ombra della Luna sfiora in un pezzettino la superficie della Terra, ma l'asse, il centro, è ancora fuori, si perde nello spazio. Questo si chiama un'eclissi totale o anulare, a seconda della distanza, non centrale, perché il centro del cono d'ombra non tocca la Terra, e si indica con le lettere T o A, totale anulare, più o meno a seconda che questo tipo di eclissi avvenga vicino al polo nord o al polo sud. Andiamo avanti. Questa ad esempio è un'eclissi fatta così. È un'eclissi che sembra come l'eclissi parziale, ma vedete che c'è questa strisciolina, questa qui è la fettina di terra all'interno di questo semicerchio che è stata toccata dal cono d'ombra, proprio radente, eclissi brevissime, che vedete si verificano sempre vicino ai poli, qui c'è l'Antartide. Questo è un altro tipo di eclissi un po' particolare, il cono d'ombra tocca la terra, l'asse, il centro, tocca la terra, ma ancora un pezzettino piccolino ancora sfugge fuori. Questa si dice un'eclissi totale anulare centrale, perché qui finalmente il centro del cono d'ombra tocca la Terra, ma con un bordo, perché l'altro bordo è ancora fuori, si perde nello spazio e si indica con le lettere T o A oppure NS, sempre polo nord o polo sud. Qua possiamo vedere un'eclissi di questo genere, stavolta vicino al polo nord. Questa è la fettina di terra toccata dall'eclissi e questa strisciatina, questo semicerchio rosso, sono i punti in cui l'asse, il centro del cono d'ombra della Luna, tocca la Terra. Anche queste sono eclissi molto piccole, molto, molto brevi. Andiamo finalmente alle eclissi che sono più frequenti. Questa è l'eclissi del 1999, 11 agosto, che diversi di noi soci di Polaris hanno potuto osservarla dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria, io ero in Turchia e abbiamo potuto vederla. Qua possiamo vedere che il cono d'ombra è completamente all'interno della Terra, questo è il percorso del cono d'ombra sulla superficie terrestre, la linea gialla, e questo è il cono di penombra. Vedete, in questo caso una fettina di cono di penombra fuoriesce ancora dalla Terra. Questa è un'eclissi totale anulare con un limite, non un bordo, un limite, semplicemente si dice così e si indica tipo A, totale anulare. Questa è la mappa dell'eclissi totale del 1999, vediamo la zona di totalità, vediamo il limite meridionale del cono d'ombra e vediamo che non c'è un limite superiore perché era quello che si perdeva nello spazio. Ultimo caso, l'eclissi del 2006, quella di cui abbiamo visto il cono d'ombra prima del peso della stazione spaziale, cono d'ombra sempre della Luna, questo è il suo percorso sulla Terra, in questo caso tutto il cono di penombra è completamente passato all'interno della Terra.
e dal diagramma successivo vediamo che stavolta abbiamo sia un limite inferiore del cono di penombra sia un limite superiore. Questo in pratica è il cono di penombra della Luna quando è entrato sulla Terra, ha seguito tutto questo percorso ed è uscito da quest'altra parte. Questo serve per interpretare questi diagrammi che a volte si vedono sui giornali, su internet, ma non si sanno, non si capiscono bene. Qui per riassumere, questo è il cono d'ombra della Luna, eclissi parziale completamente fuori, e sono le stesse cose che ho detto ora che riassumo in una slide sola. Questo è il cono d'ombra che forma un'eclissi non centrale, perché il centro del cono d'ombra è fuori dalla Terra, qui il centro del cono d'ombra è dentro la Terra ma un pezzettino ancora fuoriesce, e qui tutto il cono d'ombra è all'interno completamente della Terra. E quindi questi sono i vari tipi di eclissi. La differenza tra eclissi totale e annulare la riassumo qua, come ho già detto prima: quando la Luna è abbastanza vicina, il cono d'ombra arriva sulla Terra e crea un'eclissi totale. Quando il cono d'ombra non arriva sulla superficie della Terra perché la Luna è più lontana, ci arriva il cono di antiombre e dà luogo a un'eclissi annulare. Questo l'ho messo qui perché così vi faccio vedere questo altro breve filmato esplicativo che mostra, trovo, si dice sempre che un'immagine vale come mille parole e un video vale come mille immagini. Eccolo qua. Allora, in questo caso, quando il cono d'ombra della Terra è più vicino, il cono d'ombra della Luna è più vicino, tocca la Terra e quindi dalla Terra si vede che la Luna oscura completamente il Sole, quando la Luna si trova a una distanza piccola, diciamo vicino al perigeo. Quando la Luna invece si trova più lontana, il cono d'ombra non ce la fa ad arrivare sulla superficie della Terra, la Luna è più piccola, e quindi quello che viene fuori è un'eclissi annulare, come si vede. Allora, perché ho messo questo qui? Perché esiste un altro tipo di eclissi, l'eclissi ibrida, che è un po' una via di mezzo. In pratica, visto che proprio il cono d'ombra della Luna è così calibrato con questa delicatezza rispetto alla distanza Terra-Luna, ci sono dei casi in cui il cono d'ombra all'inizio dell'eclissi non arriva sulla Terra, ma ci arriva il cono di antiombra, quindi l'eclissi inizia come annulare. Dopo, il cono d'ombra a un certo punto inizia a toccare la superficie della Terra, perché la Terra non è piatta ma è sferica, e quindi questa parte di Terra è più vicina alla Luna e quindi è più vicina al cono d'ombra della Luna, quindi l'eclissi diventa totale. Alla fine dell'eclissi, l'eclissi ritorna di nuovo annulare, perché di nuovamente, prima di scomparire, prima di terminare, il cono d'ombra ricomincia a non riuscire più ad arrivare a toccare la superficie della Terra. Le eclissi ibride si dicono anche annulari totali, tipicamente iniziano come annulari, al centro delle eclissi sono totali e terminano come annulari. Sono proprio casi limite questi. Questa qui ad esempio è l'animazione che mostra l'eclissi del 2006, qua si può vedere il cono di penombra, il cono d'ombra è quello più scuro, di un rosso più marcato, e possiamo vedere qui da questa prospettiva che il cono d'ombra addirittura arriva a uscire dall'altra parte della Terra, per cui in questo caso è sicuramente un'eclissi totale, vedete questa puntina sottile. Invece, vi faccio vedere già che ci sono anche questo è un filmato molto carino che ho trovato, e fa vedere l'eclissi, il cono d'ombra durante un'eclissi che c'è stata in Australia nel 2012. Lo velocizzo, lo muovo io a velocità aumentata perché si vede in maniera più efficace. Guardate il cono d'ombra come arriva sulla Terra, si muove e poi si allontana e se ne va. Ora, più che concentrarvi sul Sole, guardate proprio il cono d'ombra. Vedete, arriva da sinistra, scende giù, si vede benissimo come è fatto, avanza, dopodiché inizia ad allontanarsi, qua si vede già che si schiarisce e se ne va. E questo secondo me è molto efficace, fa vedere veramente molto bene come il cono d'ombra si vede dalla Terra. Questa è l'eclissi annulare del 2005, 6 mesi prima di quello del marzo del 2006, vedete, eravamo alla stagione dell'eclissi precedente. Questa eclissi l'ho vista, ero in Tunisia. Qua si vede molto bene
che il cono d'ombra, che è quella cosina sottilissima qua sotto, non arriva sulla Terra e si vede bene qua, si ferma prima, e quindi questa eclisse è un'eclisse anulare. Detto questo, un po' di geometria dell'eclisse l'abbiamo vista, anzi un po' tanta forse. Ora quindi abbandoniamo un attimo la geometria, ma non ci possiamo permettere di abbandonarla più di tanto, e parliamo delle frequenze delle eclissi di Sole. Un po' di numeri, tanto per rilassarci, no? Sono un po' maniaco in queste cose, abbiate pazienza, l'ho buttata là, non dobbiamo leggere tutto quello che c'è scritto, ma vi spiego solo le cose importanti. Nell'arco temporale di 10.000 anni si sono verificate, si verificheranno complessivamente più di 23.000 eclissi, di cui parziali il 35%, anulari il 33%, totali, vedete che sono di meno delle anulari, come abbiamo visto prima, solo il 26%, e ibride solo il 5%. In tutto questo tabellone qua mi interessa soltanto vedere questo. Le eclissi, quelle al limite, quelle non centrali o centrali con un solo bordo, queste A più, A meno, A S, A N, vedete che sono delle percentuali veramente bassissime, 0,7-0,8%, cioè in 10.000 anni, ad esempio, si verificheranno solo 47 eclissi non centrali totali. Quindi quelli che vi ho fatto vedere sono proprio casi limite, ce ne sono pochissime. Vabbè, e questa era una tabellina. Dopo questa tabellina però andiamo a vedere qualcosa che forse ci interessa di più, che è una domanda che molti ad esempio ci fanno. Ma quanto durano? Quanto durano le eclissi di Sole? Non è per niente facile calcolare dal punto di vista teorico questo valore, perché c'è una marea di parametri da tenere in considerazione. Io ho visto anche preparando questa conferenza che praticamente se si vuole andare nel dettaglio e studiare le eclissi con grande dettaglio, bisogna conoscere alla perfezione tutto quello che riguarda i moti della Terra, della Luna e del Sole a corto e anche a lungo periodo, perché coinvolge veramente tutto. Allora, qui non facciamo calcoli, ma buttiamo giù solo qualche dato. Cerchiamo di metterci nelle condizioni più favorevoli. Io mi aspetto che per avere un'eclissi totale di Sole più lunga possibile debba avere il Sole più piccolo e la Luna più grande, ovviamente, per oscurarlo meglio. Il Sole, il diametro minimo del Sole è questo, il diametro massimo della Luna è questo. La differenza di due primi dati circa. Questa differenza viene percorsa dalla Luna in 3 minuti e 57 secondi se vista dal centro della Terra, cioè 3 minuti e 57 secondi, la durata massima di un'eclissi di Sole totale vista dal centro della Terra. Ora voi potrete dire, ma a me non cosa ce ne frega di sapere quanto durano le eclissi al centro della Terra, visto che noi al centro della Terra non ci siamo, l'obiezione è più che giusta, ma c'è un motivo. Noi partiamo da quel dato, ma noi siamo sulla superficie della Terra, ma la Terra gira. La Terra gira e ci aiuta a inseguire il cono d'ombra. Quindi noi quando siamo sulla Terra è come se fossimo su una specie di jet, privato, pubblico, secondo di come intendiamo, che a gran velocità si muove. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi siamo vicino all'equatore avremo un contributo maggiore. L'equatore ha la velocità tangenziale di circa 1600 km all'ora e quindi inseguiremo meglio. Cosa vuol dire? Le eclissi totali di Sole all'equatore sono più lunghe, durano di più, e man mano che ci allontaniamo dall'equatore le eclissi sono più brevi. Ho fatto una prova con un programma cercando le eclissi che si vedono dai poli, le eclissi più lunghe che ho trovato sono praticamente questa durata, proprio perché ai poli il contributo di rotazione della Terra è nullo, perché siamo fermi, non ruotiamo intorno, ci ruotiamo su noi stessi, ma non veniamo trascinati nello spazio. Nella pratica, sempre nel solito intervallo di 10.000 anni, vediamo un po' di durate reali, cioè quelle calcolate di eclissi già avvenute o ancora da verificarsi, e confrontiamole con le durate calcolate dal punto di vista teorico. Eclissi totale più lunga si verificherà il 16 luglio 2186. Quindi, se qualcuno avesse degli impegni per quel giorno, si liberi, e durerà 7 minuti e 29 secondi.
calcolo teorico ci dice che al massimo l'eclissi totale di sole può durare in questo periodo astronomico 7 minuti e 32, quindi è molto vicino a questo valore. L'eclissi anulare più lunga 12 minuti e 23, e questa è stata la durata nel 150 d.C. Durata teorica massima 12:29, anche lì siamo molto vicini. L'eclissi più lunga ibrida non può essere più lunga di tanto, perché è un caso limite, solo 1:52. In questo caso non vi chiedo di tenervi liberi quel giorno, perché si parla del 5963 d.C. Non ho trovato in questi casi una durata massima teorica delle eclissi ibride. E questi calcoli, però, ripeto, sono estremamente complicati per una serie di motivi. Ad esempio, la Luna non è una sfera perfetta, ma è fatta di monti e di valli. Quindi il profilo reale della Luna durante l'eclissi influisce, perché se c'è una montagna nel punto in cui il Sole deve spuntare, il Sole spunterà un po' dopo, se c'è una valle il Sole spunterà un po' prima, e così simmetricamente. Questo è un diagramma che ho trovato su internet, che mostra, ma questa è l'eclissi del 2008, ci mostra cosa? Il profilo esagerato dei monti e delle valli della Luna, e questa linea rossa sono i ritardi e gli anticipi delle eclissi. In pratica gli scarti possono portare a le altitudini della Luna possono portare a variazioni fino a più o meno 3 secondi di durata rispetto a quella teorica se la Luna fosse una sfera perfetta. E 3 secondi sono importanti se dobbiamo fare dei calcoli precisi. Inoltre, questa correzione è variabile, perché quella che voi state vedendo lì è quello che noi vediamo della Luna durante l'orbita della Luna intorno alla Terra. La Luna ci rivolge la stessa faccia, ma più o meno, in realtà per un moto di vibrazione, la Luna ci fa vedere un pochettino di più. Di conseguenza, oltre a diventare, ad avvicinarsi e allontanarsi periodicamente, si gira. E quindi ogni volta, per ogni eclissi, bisogna calcolare il profilo reale della Luna durante l'eclissi quello specifico, perché ogni volta ci mostrerà monti e valli sul bordo che saranno quelli di quel momento. Quindi sono calcoli molto complessi. No, e anche la Terra è una sfera perfetta, bisogna fare dei calcoli di correzione, bisogna fare qualche calcolo di correzione anche per quello. Ora io sto parlando dei eclissi di Sole, quindi in questo caso il cono d'ombra della Terra non è preso in considerazione, ma se vogliamo fare i calcoli, visto che comunque il cono d'ombra della Luna tocca la Terra, bisogna fare i calcoli di come è fatta la Terra, giustamente. Sì, anche quella è una piccola correzione. Non ho messo anche questo, però è stato bene fare questa domanda. Anche bisogna fare delle correzioni anche sulla forma della Terra, perché la Terra non è una sfera perfetta. Sono calcoli molto complicati. Allora, inserisco ora qualche altro parametro per mostrare come sia difficile questo valore. Questo paragrafo l'ho intitolato l'ultima eclissi totale di Sole della storia. Perché l'ho chiamato così? Perché la Luna si sta allontanando dalla Terra a causa di effetti di marea. La Luna provoca le maree sulla Terra, la Terra rallenta pian piano il suo moto di rotazione, perde energia, questa energia viene acquistata dalla Luna che quindi si allontana. Questo è un diagramma che mostra nel tempo, ora siamo qui, zero, ogni tacco è un miliardo di anni. All'inizio Luna e Terra erano vicinissime, poi si sono staccate e hanno iniziato ad allontanarsi. Questo tasso di allontanamento vedete che varia, non è una linea retta questa. Al momento la Luna si sta allontanando dalla Terra di 3,8 cm all'anno, ma questa velocità a sua volta è variabile nel tempo. Quindi bisogna tenere conto anche di questo valore. Se noi facciamo dei calcoli a livello di 10.000, 100.000, 1 milione di anni, è difficilissimo calcolare la durata precisa proprio al secondo massima di un'eclissi totale di Sole. Perché? Perché a queste scale temporali entrano in gioco le deformazioni dell'orbita della Terra, che sono la variazione delle eccentricità, la longitudine del perielio, l'inclinazione dell'asse, tanta roba. In pratica l'orbita della Terra non è disegnata nella pietra, ma è come una specie di elastico che nel tempo si deforma.
Questo fa sì che, ad esempio, ora la durata massima dell'eclissi totale di Sole sia 7 minuti e 32, tra 6.000 anni sarà 7 minuti e mi pare 12 secondi, ma tra 15.000 anni sarà di nuovo più alta. Cioè ci sono queste variazioni a lungo periodo, ma sono molto difficili da calcolare, perché è molto difficile, sono molto difficili da calcolare le variazioni di questi parametri, soprattutto su scale così lunghe. Invece, per rispondere alla domanda, l'ultima eclissi totale di Sole della storia, è stato fatto un calcolo piuttosto spanometrico che ha portato a questa data, tra 550 e 600 milioni di anni. Non abbiamo fretta, quindi diciamo che non ci perderemo niente. Ci sarà l'ultima eclissi totale, quindi cosa vuol dire? Che da quel momento in poi ci saranno solo eclissi anulari di Sole, saranno il 100% dei casi, e non bisognerà, quello però sarà una semplificazione, non bisognerà dire eclissi anulare, eclissi totale, eclissi ibrida, si dirà eclissi, perché tanto ce ne sarà di un tipo solo, a parte la parziale, ma saranno tutte anulari. Ma sinceramente non ci interessa di cosa accadrà a una scala così lunga nel futuro. Perché si sta allontanando la Luna, per cui a un certo punto non sarà mai grande a sufficienza da poter coprire interamente il Sole, esatto. Detto questo, affrontiamo l'ultimo aspetto che riguarda le eclissi del Sole, la periodicità. L'hanno fatto gli antichi, sono riusciti a, anche se non con enorme precisione, ma a capire che le eclissi hanno una periodicità, cerchiamo di capirlo anche noi. Le eclissi si ripresentano simili tra di loro, ovviamente, quando il Sole, la Terra e la Luna si trovano nella stessa posizione reciproca tra di loro. Tre corpi nello spazio si ritrovano a un certo punto nella stessa posizione. Com'è che possiamo calcolare questa posizione? Quindi di nuovo non metto formule, ma purtroppo devo mettere dei numeri e delle definizioni che non sono mie. Allora, per definire quando Sole, Terra e Luna si ripresentano nella stessa posizione, bisogna tenere conto di tre valori sostanzialmente. Intanto la Luna deve essere alla stessa fase, cioè la Luna deve essere nuova. Se non c'è il novilunio non c'è l'eclissi di Sole. Ogni quanto c'è un novilunio, ogni 29 giorni e mezzo. E questo intervallo si dice mese sinodico. La Luna inoltre deve essere allo stesso nodo, che può essere ascendente o discendente. L'intervallo di tempo tra due passaggi della Luna allo stesso nodo è 27 giorni e 5 ore qualche cosa, e si dice mese draconitico. Non me ne sono inventati io sti nomi, dovete prendere per quelli che sono. La Luna inoltre deve trovarsi alla stessa distanza dalla Terra. Io voglio calcolare quando si riferisce all'eclissi con le stesse caratteristiche. Se era annullare quello di prima, deve essere annullare anche quello dopo. Quindi la Luna deve avere la stessa distanza. L'intervallo di tempo tra due passaggi della Luna al perigeo, il punto più vicino dell'orbita rispetto alla Terra, è di 27 giorni e 13 ore, si chiama mese anomalistico. Infatti, le definizioni sono queste. Allora, di nuovo, non facciamo calcoli, ma facciamo solo una considerazione. Affinché la stessa eclissi si verifichi con le stesse caratteristiche geometriche, ci deve essere in qualche modo un valore, cosiddetto minimo comune multiplo di questi mesi. Deve esserci un intervallo di tempo grande da contenere un multiplo intero di ciascuno di questi tre mesi. Dopo un tot si verifica la stessa eclissi. E lo vediamo qua. 223 mesi sinodici, 242 draconici, 239 anomalistici, sono tutti e tre lunghi 6.585 giorni e qualche cosina e decimali. Questo intervallo, questi 6.585 giorni e rotti, si chiamano Saros. Saros è un intervallo di tempo, che sembra che in lingua caldea significasse ripetizione. Un Saros quindi quanto dura? Cioè questi giorni qui, quanto sono? Sono 18 anni, più 10 o 11 giorni a seconda di quanti anni bisestili si incontrino, più 7 ore e 43 minuti. Ogni Saros quindi si ripete la stessa eclissi, cioè Sole, Terra e Luna si ritrovano nella stessa posizione reciproca. Ma dove si riproducono sulla Terra, si ripetono? Prendiamo questo diagramma. Guardate, nel 1937 si è verificata questa eclissi, che vediamo tracciata qua. 18 anni dopo, un Saros dopo, si è verificata
di nuovo la stessa griglia, che è molto simile come forma sulla Terra, come proiezione, ma non nello stesso punto. Perché? Perché il parametro più piccolo, più insignificante, che prima non abbiamo considerato, queste 7 ore e 43, sono quelle più importanti in questo caso. Dopo questa quantità sono passate anche 8 ore, diciamo, ma in 8 ore la Terra fa un terzo di giro, perché fa un giro completo in 24 ore. Per cui la stessa eclissi si verifica, ma si verifica in un altro punto. Pensate alla difficoltà aggiuntiva degli antichi a dover capire che non si dovevano dopo 18 anni aspettare di vedere la stessa eclissi, perché non l'avrebbero vista loro, ma persone che vivevano 120 gradi di longitudine rispetto a loro. E quindi questa era una difficoltà in più. Ma possiamo vedere da questo schema, che più o meno il precedente proiettato su una superficie piana, vedete che le eclissi in realtà, se noi guardiamo quelle in orizzontale, da 1901, 19, 37, sono 18 anni. Dopo altri 18 anni, 37 più 18, 55. Dopo 3 Saros, abbiamo 8 ore per 3 circa, e quindi dopo 3 Saros la stessa eclissi si ripete anche più o meno nello stesso posto sulla Terra. 54 anni più 33, 34 giorni più 23 ore, è il cosiddetto triplo Saros, 54 anni, pensiamo adesso a 54 anni. Ma vedete che anche qui non si verifica esattamente nello stesso posto, ma un pochettino sempre spostato. Questo perché il minimo comune multiplo tra quei 3 mesi non è esattamente uguale, ci sono sempre delle piccole differenze, cioè nel cielo tutto gira con grande bellezza ed eleganza, ma non c'è mai niente che si ripete esattissimamente nello stesso modo. Allora, un ciclo di Saros è una sequenza di eclissi, una delle quali è separata da un intervallo temporale di un Saros di 18 anni. Un ciclo di Saros inizia con un'eclissi parziale brevissima vicino a uno dei poli. È la prima configurazione Terra-Sole-Luna in cui l'ombra della Luna tocca appena appena la Terra, è in grado di generare un'eclissi, e quindi genera un'eclissi parziale vicino a un polo. Quella dopo, 18 anni dopo, l'eclissi sarà diventata un pochettino più grande. Dopo un paio di secoli, oltre al cono di penombra della Luna che sta già toccando la Terra, inizia ad entrarci anche il cono d'ombra, e quindi avviene la prima eclissi centrale. In 900.000 anni circa, in questo ciclo di Saros, si verificano tutte le eclissi centrali, cioè totali o anulari, e quanto più siamo vicini all'equatore, quanto più ci aspettiamo che quelle eclissi saranno più lunghe. Dopodiché, alla fine, così come iniziato, finisce per sfumare dall'altra parte della Terra vicino all'altro polo. Eclissi sempre più brevi, non più eclissi centrali, eclissi parziali, fine del ciclo di Saros. Ora lo vediamo in questo diagramma. Ecco, vi ho detto ancora un paio di cose. Ogni eclissi avviene a circa 300 km a nord o a sud rispetto a quella precedente. Se la prima eclissi si è verificata vicino al polo nord, tutte le successive dello stesso ciclo di Saros si verificheranno sempre più a sud verso il polo sud e viceversa. E un ciclo di Saros può durare da 1200 a 1500 anni circa e comprende da 69 a 87 eclissi, ma di solito in media tra 70 e 74 eclissi. Ma visto che noi, come abbiamo detto prima, sperimentiamo almeno un'eclissi di sole ogni 6 mesi, ci vuol dire questo che ci sono tanti cicli di Saros attivi contemporaneamente sulla Terra. Ce ne sono circa una quarantina. Quindi in ogni momento, noi adesso abbiamo un'eclissi del 20 di marzo che appartiene a un ciclo di Saros. Tra 6 mesi ci sarà un'altra eclissi che ovviamente apparterà a un altro ciclo di Saros e così via. Tra 18 anni avremo l'eclissi di Sole successiva dello stesso ciclo di Saros di quella di venerdì prossimo. Questa è un'immagine che mostra la proiezione di un ciclo di Saros sulla Terra. Vedete, è partita dal polo nord come un'eclissi parziale piccolina. Quella, la linea blu è la linea di totalità o di annularità, e poi finisce come eclissi parziale nell'altro emisfero. Questa no, poi dopo lo posso far vedere con un programma più lento, se abbiamo tempo. Oh, qualcuno si è preso la briga di prendere 8.000 eclissi di sole e di metterli in questo grafico. Queste sono le ultime cose sulla periodicità delle eclissi. Siamo quasi alla fine, ve lo dico per confortarvi.
Ogni strisciolina verticale rappresenta un ciclo di Saros. Prendiamo una strisciolina qualunque, quelle in rosso sono eclissi parziali, poi iniziano quelle centrali, saranno totali e anulari, poi finiscono con quelle di nuovo parziali. Da questo diagramma si vede che sul lungo periodo si inizia a notare una certa regolarità di questi cicli di Saros, hanno questa forma un po' a dente di sega e hanno all'interno la quantità di eclissi totali, anulari, varia. Recentemente qualcuno si è divertito a mappare 62.000 eclissi di Sole in un arco temporale di 26.000 anni ed è venuto fuori questo grafico che è simile al precedente ma è più espanso. E di qua si vede una cosa, si vede che in realtà questo grafico piega verso il basso. Questo piegare verso il basso è un indice indiretto, cioè qua ci vorrebbe un sacco di trattazione matematica, un indice indiretto che nel tempo, su scale di tempo delle decine di migliaia di anni, la forma dell'orbita della Luna intorno alla Terra e della Terra intorno al Sole variano. Questo è proprio un indice e questa, iniziando a creare grafici di così vasta scala temporale, si vedono questi effetti. E le eclissi di Luna dove le abbiamo lasciate? Finiamo di parlare un po' di anche le eclissi di Luna. Eclissi di Luna possono essere di tre tipi. Eclissi penombrali, di penombra. La Luna attraversa solo il cono di penombra della Terra. In realtà queste eclissi, se il cielo non è più che pulito, non sono neanche osservabili. Cioè la diminuzione, l'attenuazione della luminosità della Luna è talmente piccola che non si riescono bene a vedere proprio nudo. Eclissi parziali si verificano quando la Luna parzialmente entra nel cono d'ombra della Terra e eclissi totali quando la Luna entra completamente all'interno del cono d'ombra della Terra. In particolare questa eclissi l'abbiamo vista 4 anni fa dal fascio, il 15 giugno del 2011. È stata un'eclissi molto bella, molto lunga. Questa è una rappresentazione di fantasia, diciamo, è la materializzazione del cono d'ombra e di penombra del cielo rispetto al diametro della Luna. E alla distanza della Luna, che a sua volta è variabile, il cono d'ombra della Terra può essere largo tra 4.500 e 4.700 km, molto più grande della Luna. Quindi non esistono eclissi anulari di Luna, perché ovviamente il cono d'ombra della Terra è sempre molto più grande. Questa è un'ultima tabella. In un intervallo temporale di 5.000 anni ci sono state queste 12.000 eclissi, 11.898 di Sole, penombrali il 37%, parziali il 35%, totali il 28%, 29% di Luna. Qua concentriamoci solo sulle due ultime righe. Nel 318 d.C. c'è stata l'eclissi più lunga in questo periodo. Fase parziale di 3 ore e 56 minuti, quindi è rimasto nel cono d'ombra della Terra, almeno con un pezzettino, una fettina, per quasi 4 ore, e la fase di totalità è durata addirittura 1 ora e 46 minuti, tantissimo. Però noi siamo stati molto fortunati, perché 4 anni fa l'eclissi che abbiamo visto dal fascio è durata 1 ora e 40 minuti, solo 6 minuti sotto il limite massimo di 5.000 anni. Per cui abbiamo visto una delle eclissi più lunghe di Luna possibili. In effetti è durata tantissimo, 1 ora e 40. Durante quell'ora e 40 la Luna non dava fastidio in cielo, per cui a tutti quelli che erano intervenuti, che erano venuti, abbiamo avuto modo di far vedere il cielo, come se la Luna non ci fosse, perché era sotto eclissi. Quindi si vedevano nebulose, masse, galassie, si vedeva bene, era anche una bella serata. Qui, qualche curiosità per terminare. Questo è un disegno tratto da un manoscritto del XIII secolo, del 1200. Qui c'è scritto l'eclipse del Soleil. Questo ci mostra molto bene che nel Medioevo in realtà il fenomeno era ben noto, cioè il Sole, i raggi del Sole, questa è la Luna.